Allora, mi devi dare qualche minuto perché sto trauma devo condividerlo con te. Non possiamo continuare a saperlo solo io e il mio mastino infernale. Buono, buono. La caccia selvaggia è un tema mitologico antico diffuso in tutta Europa. Velocemente. Che è? Si credeva che quando di notte in inverno sentivi tipo tuoni, vento, versi spaventosi di animali, erano in realtà degli esseri sovrannaturali che attraversavano la terra o il cielo per una caccia, appunto, mostruosa e terrificante. Le versioni sono tante. Tra le più antiche c'è sicuramente Odino, divinità norrena che col suo cavallo a otto zampe e tutta una schiera di guerrieri fantasma correva come un matto terrificando tutti. Ma ci sono pure versioni che vedono come protagonista Re Artù, Teodorico, Carlo Magno, insomma re che dopo la morte sono diventati leggendari. La caccia selvaggia era sempre presagio di sciagure, se sentivi sti rumori stava per succedere una catastrofe climatica o stava per morire qualcuno, insomma comunque qualcosa di brutto. Non a caso in quasi tutte le versioni i partecipanti sono morti che alla fine della caccia vengono condotti nell'aldilà. E se assistevi a sto fenomeno c'era il rischio che i morti avrebbero portato anche te con loro. E sì, l'inquadratura è solo sulla mia faccia perché mi sto grattando, voi pure sentitevi liberi se volete. Mo, nel tardo medioevo, quando il cristianesimo imperava in tutta Europa, sto mito non è che si è perso, ma si è trasformato. Non più una divinità psicopompa, psicopompo significa che ti guida nel regno dei morti, è inutile che fai battute zozze, ma diventa qualcosa che dimostra la potenza di Dio nello scontro fra bene e male. Nella commedia, ad esempio, Dante, in una foresta di alberi che in realtà sono le persone che si sono suicidate, la usa come punizione eterna per gli scialacquatori, perennemente inseguiti e divorati da dei mastini infernali. Sì, bellone, proprio da te. Quel mattacchione di Boccaccio invece nella novella di Nastagio degli Onesti la trasforma in un insegnamento. Nastagio, frenzonato a Ravenna, vede nella pineta di classe il fantasma di un cavaliere, pure lui frenzonato, che sempre insieme ai suoi cani infernali tutti i giorni insegue e squarta l'anima della donna che in vita non lo ha voluto. Nastagio sfrutterà sta cosa per dire alla donna che ama: vedi? Vedi che ti succede se non mi dici di sì? E lei lo sposa. No, ma non è per niente maschilista sta cosa, no no. Comunque pure oggi, col ritorno del fantasy e della mitologia nordica, si può trovare la caccia selvaggia, pure in alcuni videogiochi. Ma tutto sto spiegone ci serve per un'altra cosa, la più importante. Una delle versioni più antiche della caccia selvaggia è sempre del nord Europa e vede a capo della scorribanda la divinità della morte, Hel, che guida delle valchirie, le Hel Queens. Invece, in una versione germanica, Odino e Hel sono sostituiti con un re mitico, Erla King, il re dell'aldilà. In Francia, invece, diventa un demone gigantesco con la maschera nera e armato di clava, Harlequin. Harley Queens, Erla King, Harlequin, ci sei arrivato? Arlecchino! Sì, magari tua mamma è una di quelle che amano Mario Giordano e che dicono: no, Halloween è una festa pagana, noi siamo cristiani, ci vestiamo solo a carnevale e con maschere della nostra tradizione italiana. E quindi da piccolo t'hanno vestito da Arlecchino, senza sapere che praticamente t'hanno vestito da demone pagano psicopompo. Vedi perché non te conveniva fare le battute su psicopompo? Perché prima di diventare una maschera di teatro simpatica e furba, Arlecchino era un demone della morte cattivissimo. Insomma, Wayu, siete stati dei piccoli aiutanti del Signore Oscuro, senza saperlo. E dopo avervi rovinato i ricordi d'infanzia, arrivederci. Posso andare al bagno e va va, ma non ti lamentare mai.